Allora, il collegio. Bene, abbiamo 12 video da stuccarci, molto nel chilling. Chiamo Davide Di Matteo, ho 14 anni. Ma è strategico Call of Duty, raga. Facile, dai. SPROLOCQUIO. Raga, è Velox, è Velox. Sprolchio. Ieri ho preso uno sprolocchio di latte. In che senso? Cos'è la... Come cos'è la vulva? È un oggetto che si usa per mettere a posto casa. Oddio, raga, oddio, se ci pensate, questa frase è totale, perché ha appena detto che le donne sono un oggetto per mettere a posto casa. Osserviamo degli oggetti che poi verranno in futuro. Oh no. Che noi femmine è bello quando ci supportiamo a vicenda. Non è questo il femminismo! Che alcune volte dobbiamo pensare di farci gli affari nostri, pensare a noi e non discriminare praticamente nessuno. Oh. Dobbiamo essere noi stessi e pensare a noi, gli altri vengono dopo. Non c'entra niente il femminismo. Quelle fanno tu. E ballano. Allenature, cacciature. Cacciature. Il trap. Figa il trap. Magistratura. Che mestiere è il... La mia opinione sul divorzio è che è un diritto fondamentale. Ma quanti anni ha questa? 38? Come parla? Com'è possibile che parla così? Inalienabile, oserei dire. Inalienabile. Ma non l'ho mai usata in vita mia. Inalienabile. Toccati le terga. Attenzione, qui potrebbe esserci del gigantesco contenuto. Questa? No, questa è la natica, un attimo, Fer. Sapete che io mi sono toccato il sedere? Perché pensavo che le terga fossero le chiappe. Chi è Emanuela Fanelli? Ma come la conoscono Emanuela Fanelli? Una presidente del consiglio. Non la possono La conoscere. No, scrittrice. non la conoscono, ragazzi. La pezza di Lundini, Emanuela Fanelli e la vita. Ok, va bene. Lui la conosceva. È un artista. Ma detta cazzo! Ah, perché c'è il meme di TikTok. Prendere le persone e farle diventare quello che devono essere. Tipo Dio. Puoi decidere tipo il destino delle persone in questo modo. Lì c'è un detto che Quale? si dice prendere c***o e mazzi. Quindi credo sia la stessa cosa. Con quali stati confina l'Italia? Dai. Venezia. No. Venezia, città-stato ufficiale. Qual è la differenza tra sesso biologico e identità di genere? Oh mio santissimo Cristo. Il sesso biologico è quello con cui nasci, l'identità del genere è il sesso per come ti senti. Questo lo sanno però. Mi sta venendo un altro dubbio, sì. Mi sta venendo un altro dubbio. Perché tutte le cose di questo genere le sanno? Non è che signora Rai vuole fare un po' la politically correct e ha detto ai ragazzi di rispondere bene a questa domanda in modo tale da far vedere che tutte le persone devono essere come si sentono? Nell'identità di genere, il sesso, diciamo, è tra maschio e femmina, e nel sesso biologico è tra due maschi e due femmine. Un'orgia. Quando magari devi avere igiene in te stesso, cioè devi lavarti, ti pulisci, per così dire. Ok, è caduta la mia tesi, ok, è caduta la tesi, è caduta la tesi, è caduta la tesi. Mi chiamo Filippo Romano, ho 14 anni e vengo da... Con quanto cazzo di stile me lo stai dicendo, bro? È il cazzo di Dandy! La febbre del sabato sera è un film. Ah sì, questo lo sa tutto! Ah sì, questo vive nella cultura! Esercizio fisico molto doloroso e che non finisce mai. Bisogna mettersi a terra, pancia in giù, con i gomiti appoggiarli a terra. Ah no, quello è il plank! Si parla di cultura italiana però, eh? Yabba dabba doo. Bob. Però è ve... Bob Marley? Marley. La terra gira intorno al sole. No, è una terra piattista! No! Qual è il capoluogo di regione del Friuli Venezia Giulia? Giulia. Come Giulia? Oh Giulia, non mi ricordo. Ma perché Giulia? Venezia. No, Trieste. Oh! In due modi diversi, o con Gesù. No! Approccio religioso. Che Dio ha creato tutto così dal nulla, tipo, Oppure? non lo so, un mago o con il Big Bang, scoperto.
scoppiato. Sempre stata quando è nato. La medema, quando è nato, sempre è stato. Quando esci dalla palla. La palla? Ma che vuol dire quando esci dalla palla, zii? Stick out your tongue. Fai una linguaccia? Stick out. Mostra la lingua. Sti cazzi. No, stick out, no sti cazzi. Cinese. Amici mia. Quando la palla è uscita fuori dal rettangolo. Dal campo e una persona continua ad andare avanti anche se uscita. Senza la palla. Ragazzi, la risposta è sbagliata. Quando si inizia un'azione non avendo davanti a sé nessun difensore avversario. Ma che significa questa roba? Che cos'è l'omofobia? Ora, se questa domanda la sanno perfettamente, significa che la mia teoria precedente potrebbe essere giusta. Attenzione. L'omofobia è una forma di discriminazione verso persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. L'omofobia è la paura / odio verso gli omosessuali. La sanno tutti, eh? L'omofobia è il disprezzo verso i gay. Molto diretto. È andato dritto, eh? Com'è possibile nella società attuale superare ogni forma di discriminazione? Non si può. Come? Ma no! Mi sembra una visione abbastanza disfattista. L'unico modo è che ognuno si faccia i cazzi suoi. Terremoto. Questo è il presidente. Ragazzi, questo è il dottor. Questo è avvocato. Come ti devo chiamare? Illustre. Premio Nobel. Come ti devo chiamare? Avvocato dal movimento delle placche tettoniche. Da uno scontro tra le placche tettoniche. Era. Star Wars. Bravo, esimio. Non è la preghiera? L'atto di Dio. L'atto di Dio. Ma questa è tipo la nipote dei Noiz Narcos. Gli anni di piombo. Ma non c'è da ridere! Cioè, uno ti chiede da cosa erano caratterizzati gli anni di piombo? Gente morta, terrorismo, lotta armata, gente che scende in piazza e ridi. Che porca troia, è gravissimo. Delle palle forse che venivano sparate nei razzi. Le palle nei razzi? Dalle rivolte del movimento di estrema sinistra. E anche dalle rivoluzioni studentesche. Ragazzi, io non so più come parlare con questo ragazzo. Stanno scegliendo una canzone da ascoltare in un jukebox. In un jukebox? Su 60 brani, 2 steccati 3. 2 steccati 3. 40 brani sono di Malgioglio, mentre il restante, un terzo, è di David Bowie. Dottore! Dormono, mangiano, vanno a lavorare. Fanno solo quello nella vita. Non è tipo la vita di tutti. È arrivato da Bilzeria. No, 9000. Perché? Che 8 più 2 fa 9. Allora, qui è palesemente fatto apposta però, ragazzi, cioè, perdonatemi. Mi chiamo Matteo Palazzo e vengo da Parigi. Come da Parigi? Mima un rombo. Aspetta. No! Ci dissociamo. Che vuol dire? Era rombo da Sosa. Che tipo riesce a far storci i diti, eh? Che tipo riesci a storci i diti? Noi esseri umani e molti primati abbiamo il pollice opponibile. Ci ovvero dica. Siamo in grado con il nostro pollice di toccare le varie dita e ciò ci aiuta per la presa degli oggetti. Grazie. Come se storcete così, di dietro? Lo vanno indietro il dito? Non lo so, non ci riesco, me se spezza mezzo se lo faccio. Me se spezza mezzo se lo faccio. Musolino. Ha rischiata. Wish you were here. Sorry, can you repeat please? I wish you were here. Thank you. Cosa si intende per brigate rosse? Fra qua mi sa che c'è la magia. Un argomento di storia. Dei concerti tipo. Di quelli con i tamburi, col cappello grande, tutto in rosso. Chi è l'attuale presidente degli Stati Uniti? Biden. Vabbè, quasi. Joe Biden. Nah, sanno, ma che vuol dio? Trump. Lo sapevo. Principe James. Fra, lui secondo me ci fa impazzire. Le persone che vanno contro il comune. Sì. Italia. Ma sono paesi. Allora, Italia. Inghilterra. No, scherzo. Ha fatto il meme. Uruguay. Posso dire che Uruguay è veramente difficile da dire. Congo. No. Ah, raga, manca il professore. Ma hanno preso Geolie. Ma manca il professore. Ma non c'è. Ma com'è possibile?